Hanno... Oh, ciao! Ciao, ce l'abbiamo fatta finalmente. Adesso ti vedo molto bene. Perfetto. Allora, io Io nel frattempo finalmente. ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, possiamo quindi iniziare. Mi presento un po'. Mi chiamo Giulia Tramonte, sono ucraina e vivo da un anno a Lugano, nella Svizzera, parte svizzera italiana. Scusate se farò errori di italiano. Sono la fondatrice di Urubam, l'agenzia dei viaggiatori per i viaggiatori. Sono instancabile viaggiatrice ultimi 13 anni, ho l'esperienza dei viaggi. Mi piace raccontare, condividere, certo che collezionare le mie avventure e immagini. Sempre cerco, specialmente adesso in questo momento molto difficile, sempre cerco la possibilità di partire. Urubam come il progetto nasce nel dicembre 2019. In molti sono stufi di visitare le zone turistiche piene di gente che ormai tutti visitano, e dove si è creato un ecosistema per il turista. Da lì non puoi vedere la vera faccia del paese. Spesso che inseriti per i turisti come le escursioni ti fanno vedere le cose tipiche, le cose dove ci sono sempre troppe persone e che hanno l'obiettivo di fotografare il posto famoso che tutti conoscono. Chi non vorrebbe visitare posti nuovi e vedere come vede la gente del posto, visitare posti che conosco solo i locali e dove non ci sono turisti. Noi vogliamo fare provare queste emozioni inimitabili, il bisogno che vogliamo soddisfare è quello di molte persone che non vogliono fare un viaggio standard. E ti fanno visitare le zone turistiche con escursioni che si ripetono ogni giorno, più volte al giorno in modo identico. I viaggiatori come noi sempre più vogliono provare esperienze uniche, esperienze più personalizzate come propri bisogni. Dopo di 2 mesi di grandissimo lavoro ho registrato pagina di Urban su differenti social come Instagram, Facebook, Twitter, anche YouTube canal. Per me è praticamente un mondo delle fotografie, delle video, informazioni, esperienze, e certo i posti dove io sono stata. E vorrei andare proprio anche subito. Spero che questi mesi non avete perso la voglia di viaggiare, perché anche noi stiamo partendo, prepariamo tutti i viaggi. La informazione potete trovare sul nostro sito, pagina web. Urubam.com, che sta uscendo proprio oggi online. E alla fine di questo live vi comunicheremo una notizia, grandissima notizia bomba che sarà utilizzata a tutti voi. Adesso non vi posso dire nulla, quindi rimanete collegati sino alla fine. Come avete capito, il tema alla base di account Instagram è il viaggio, e oggi noi parliamo dell'Alaska con la nostra avventurosa amica Martina. Ciao Martina, Ciao, adesso ti do la parola.
Ciao, grazie. Io sono Martina, per gli amici Tina. E ho 23 anni, mi piace tantissimo viaggiare. E niente, oggi sono qua per raccontarvi un po' dell'Alaska che ho visitato. E grazie, anzi, grazie a voi di avermi dato questa opportunità veramente importante per me. È sempre bello condividere, diciamo, le esperienze che si fanno durante i viaggi, ecco. Voglio iniziare un po' delle cose generali, un po' come fare introdotto su Alaska. Alaska è un stato federale degli Stati Uniti, invece più grande stato federale, è un po', diciamo, che è allontanato dalla parte maggiore degli Stati Uniti, con circa 700.000 abitanti. Questa poca presenza dell'uomo rende Alaska uno degli stati più adatti ad immergersi nella natura incontaminata e proprio sfruttare il tempo, sfruttare tutti i paesaggi. Sì, la prima domanda che voglio fare è perché hai scelto Alaska? Perché questo viaggio? Magari era il tuo sogno? Allora, sì, diciamo che è sempre stato uno dei posti del cuore, chiamiamolo così, perché il mio libro preferito, uno dei miei film anche preferiti da bambina erano ambientati in Alaska. E quindi diciamo che c'è sempre stata un po' la curiosità di andare a vedere questo posto. Poi diciamo che il tutto si è concretizzato quasi un po' per scommessa. C'era una persona che mi ha detto: guarda, io non ho mai viaggiato, però se dovessimo andare in Alaska ci verrei. Alla fine io sono partita, lui no, mi è spiaciuto un sacco, però non siamo riusciti a fare in tempo i suoi documenti e non importa, io mi sono goduta questo viaggio, forse anche per lui e per tutte le persone che ci sarebbero volute andare e non ci sono riuscite, quindi diciamo che è finita un po' così, ecco. Mi è stata assegnata in realtà un po' per caso forse, o non lo so, per fortuna, da Avventure nel Mondo, e anche lì totalmente inaspettata, perché di solito si parte con dei viaggi, diciamo, un po' più facili da organizzare, anche delle mete dove si può avere sicuramente un po' più di supporto nell'organizzazione. E mentre l'Alaska, diciamo, è un po', è molto wild, esattamente come viene descritta nei libri. Sì, sì, anche io ho visto che un po', diciamo, che tutte le cose belle si trovano praticamente in parti dell'Alaska dove tu devi camminare proprio, camminare. Esatto, se l'Alaska è così, non hai una via di mezzo. Diciamo che, quale stagione sei andata? Proprio quale mese? Allora, noi siamo partiti il 19 di luglio del 2019, siamo rientrati il 4 di agosto, quindi diciamo che abbiamo preso le 2 settimane di estate piena nella loro stagione, ecco, diciamo. Sono proprio i mesi in cui, cioè, tra luglio e agosto loro hanno i 2 mesi più caldi e quelle 2 settimane in particolare di fine luglio e inizio agosto sono quelle che risultano effettivamente migliori a livello di clima, eccetera. Ha piovuto giusto 2 giorni, nei giorni proprio quelli giusti in cui doveva piovere, che ci ha fatto cambiare un po' i piani, però in realtà poi per il resto abbiamo girato tranquillamente con le maniche corte e i pantaloncini in alcuni casi, perché faceva caldo proprio. Sì, quindi perfetto. L'estate quanto dura? Esatto, sì, in generale dura pochissimo, cioè noi siamo stati, diciamo, particolarmente fortunati o sfortunati, nel senso che per loro quell'estate lì in particolare è stata una delle più calde e quindi in generale si è allungata molto anche durante gli inizi di luglio, anche giugno e soprattutto verso la fine di agosto e settembre. In realtà appunto i loro 2 mesi con temperature estive sono giusto luglio e agosto, se no per il resto
comunque una primavera molto molto indietro delle nostre stagioni, diciamo, normali, ecco, perché in generale si gira con il pile piuttosto che la giacchetta leggera per l'antivento, queste condizioni qua. Se poi siete degli amanti dello sci e ci andate d'inverno per sciare, tanto meglio per voi, anzi ditemelo che ci torno anche io volentieri. Interessante. Da dove siete partiti? Da quale città avete iniziato? Allora, noi abbiamo fatto un giro quasi ad anello, diciamo. Siamo partiti da Anchorage, dove avevamo i voli. Siamo arrivati lì con i voli, in realtà dall'Italia siamo partiti da posti diversi, però ci siamo poi ritrovati là. E da Anchorage abbiamo poi... viaggiato verso prima nord-est e poi abbiamo visto, scendendo di nuovo verso sud, verso Anchorage, la parte di nord-ovest. Mm-hmm. Diciamo che il punto più la prima alto... città era... Sì, sì. Scusa, dicevo, il punto più alto che abbiamo toccato è stato Fairbanks, che è 60 chilometri o 60 miglia, adesso non mi ricordo esattamente, però più o meno quella cifra lì sotto al circolo polare artico. Per il resto poi si svolge tutto molto più a sud. Oh, e quindi come ti sembrava Anchorage? Allora, Anchorage è una città. Di Alaska a poco in realtà. Sono stradone molto larghe, molto ampie, palazzoni grossi, qualche grattacielo. Ovvio non è New York, però in effetti diciamo di caratteristico ha giusto il centro storico, dove ci sono appesi, diciamo, un po' ovunque dei riferimenti all'Iditarod, comunque alle gare che si svolgono di dog sledding, non mi viene il termine italiano, scusatemi, e diciamo è un po' più caratteristica questa parte. Noi siamo stati particolarmente fortunati perché siamo arrivati in un giorno di mercato tipico, quindi abbiamo visto qualche bancarella ancora con dei manufatti, diciamo, locali. Poi per il resto, ripeto, una grande città, la sua via principale con il centro commerciale gigante, le catene di ristoranti e caffetterie. E poi dopo di Anchorage avete partito per la città Talkeetna. Io invece sì, sono andata in Wikipedia per leggere un po' Talkeetna, e praticamente è una città piccolissima, piccolissima, Sì. perché è così famosa? Perché, ma tutti quando tu leggi recensioni, tutti dicono: ma è molto bello lì, è must visit. Perché? Allora, diciamo che al di fuori di appunto Anchorage, Fairbanks, Homer e altre città, diciamo grosse, che hanno proprio la struttura, quindi con strade asfaltate, grattacieli, comunque palazzi, tutte le altre cittadine che si incontrano nel percorso sono dei villaggetti un po' più grossi, di pescatori, di sportivi, comunque di persone molto legate al fattore natura, alla vita, diciamo, un po' da montanari in generale. Talkeetna è molto bella perché è situata sul fiume proprio Talkeetna ed è molto bello perché ci sono queste casette in legno molto, diciamo, che fanno tanto Alaska ed è, diciamo, non ci sono i turisti che siamo abituati a vedere in altre situazioni, cioè lì sei probabilmente l'unico tu turista, tutti gli altri sì, magari Sì, sono degli americani o comunque dei
turisti, però nel senso sono tutti mossi, diciamo, dall'idea di andare in questo posto che è subito vicino al Denali National Park, e da lì poi iniziano dei percorsi di camminate, arrampicata, kayak, canyoning, chi più ne ha più ne metta, i voli sul Denali, eccetera. Quindi sono un po' i centri dove da cui Martina, poi si parte. Martina, scusa, perché noi abbiamo perso un grande pezzo di Talkeetna, quindi vuoi un po' ripetere? Faccio riassunto, scusatemi. Allora, è una cittadina, diciamo, è molto caratteristica, nel senso che è quello che ci si aspetta da un villaggio alaschiano. Cioè ci sono le casette in legno, una comunità molto legata alla natura, all'ambiente, anche alle caratteristiche del loro territorio, quindi diciamo sono tutti un po' montanari in quell'ambiente lì. È situata su un fiume e diciamo che è il punto di partenza per un sacco di escursioni, che siano camminate piuttosto che rafting lungo il fiume, oppure delle visite al Denali. E quindi, diciamo, è molto, molto, molto caratteristica. Uh-huh. E come volevo invece chiedere, come abbiamo toccato questo punto della città, io lo so che, per esempio, negli Stati Uniti, in alcuni stati federali, la lingua purtroppo è un po' difficile di capire, diciamo che la gente locale. Tu avevi questo problema quando eri in Alaska? No, in generale no, nel senso che sono persone molto disponibili. Noi, vabbè, il mio gruppo parlava inglese e con loro non abbiamo avuto grossi problemi di comprensione, a parte, vabbè, il fatto che loro parlano ovviamente velocissimi, però in generale, diciamo, non hanno un accento marcato che sia difficile da capire, non lo so, mi viene in mente tipo gli scozzesi, per me hanno un accento che è proprio difficile da capire e quindi bisogna magari chiedergli due o tre volte che ripetano le cose. Invece con loro, tutto sommato, una volta che capivano, forse magari anche loro, vedendo pochi turisti, lo riconoscono subito. Diciamo che anche loro si adattavano un po' a parlare un po' più lentamente, si riusciva comunque a capire tutto benissimo. Poi, ripeto, disponibilità delle persone è veramente altissima. Guarda, io ho visto su tuo account di Instagram, sì? che sono bellissime foto, veramente, veramente bellissime. Grazie. Una foto, quale è fatta dall'aereo? Sì. Cos'è questo? Allora. Com'era un... Sì, cosa era? È un piccolo viaggetto, allora, o avete spostamento da una città fino a un'altra? Allora, racconta un po'. Nel frattempo cerco di condividervi qualche foto dalla parte di... Sì, certo. Di Facebook e gli altri. Allora, da questa famosissima Talkeetna abbiamo deciso di fare, diciamo, questo volo con atterraggio sul Denali, che è, diciamo, il monte più alto e importante dell'Alaska. Una volta chiamato McKinley, poi appunto denominato Denali per la questione della lingua ufficiale, comunque delle tradizioni storiche. Lui è il Denali, ve lo presento con molto piacere. E abbiamo appunto deciso di fare questo volo intorno a questo monte. Ci hanno fatto vedere, diciamo, con questo aereo, noi eravamo qui dentro, ci hanno fatto fare un giro di circa 2 ore intorno al monte. Abbiamo visto, diciamo, tutta la parte della catena rocciosa che lo forma, e ci hanno fatto vedere un sacco di ghiacciai, un sacco di cime. Questo invece è ghiacciaio, che era, sì, su forma?
Come, scusa? Sì, ghiacciaio, che era, diciamo, che sembrava che era un fiume, praticamente fiume di sì? ghiaccio. Okay. Come si chiama? Mi chiedi, mi fai una bella domanda. Non me lo ricordo assolutamente, ma non so se neanche se il nostro fantastico pilota ce l'avesse detto, perché non mi ricordo dei nomi che li abbia Ma questo nominati. Non è lo stesso dove avete fatto una passeggiata? No, assolutamente. In Alaska ci sono circa 100.000 ghiacciai, se non sbaglio. Quindi è quasi impossibile che sia sempre lo stesso, a meno che non ci sia il nome. Comunque, questo è uno dei ghiacciai più grossi che ci sono. Mi pare fosse di circa una ventina di chilometri ed è intorno al Denali. Sì, perché sì, vogliamo un po' ispirazione. Allora. Sì, perché veramente tutte queste foto con ghiacciai che hanno fatto sì, anche dall'aereo sono veramente bellissime. Assolutamente. Allora. Ah, invece sai che cosa? Non avete provato di visitare, come si chiama questo ghiacciaio famoso, ma scritto che è pericoloso? Mendelhof, mi pare. No, non sì, è non uno ghiacciaio che praticamente non. Comunque no, noi quel ghiacciaio lì non siamo riusciti ad andarlo a vedere perché diciamo abbiamo altre escursioni, mm-hmm. diciamo che comunque con 20 giorni di tempo non siamo riusciti a far tutto ovviamente e quindi abbiamo dovuto fare una selezione. Diciamo mm-hmm. che in generale di ghiacciai ne abbiamo visti anche parecchi, quindi diciamo non è che ci sia mancata, ecco, la montagna. Sì, per me per esempio è molto peccato, diciamo che una cosa della natura che noi abbiamo questo grande problema con riscaldamento di nostra bella pianeta e quindi poco a poco ghiacciai, diciamo che. Allora, abbiamo detto di parlare del Denali. Il Denali è un parco sì. che ne vale veramente la pena di andarlo a visitare. È enorme. L'idea di fare delle semplici passeggiate è forse riduttiva, ma anche per, cioè, non è possibile vederlo bene se non si fa un tour in autobus che dura tutto il giorno. Questo tour, diciamo, porta nella parte, nel cuore di questo parco. È una cosa veramente lunga, in effetti, è vero. Però ne vale, cioè mm-hmm. l'unico modo per vederlo in maniera, diciamo, più vera possibile, perché andando a fare semplicemente delle passeggiate all'interno di questo parco, non si riesce a cogliere il tutto che si vede banalmente dal finestrino di questo autobus. Mm-hmm. Ma ti fanno uscire o tu solo sì, stai sì, girando? Sì, no, assolutamente, ci sono delle soste, si fanno circa ogni ora, anche perché farsi veramente 12 ore di bus non è per niente facile, anche i più allenati comunque nelle ultime 3 ore iniziano con il delirio, e diciamo che non sono soste lunghissime, ovviamente, perché sennò ci vorrebbero 2 giorni per fare tutto questo tour. Però sicuramente è un inizio, ecco. Diciamo che è un safari nordamericano. Esatto, sì, guarda, sul safari vai sul sicuro, perché in base all'autista che ti trovi non ce ne sono molti, quindi poi noi non dico che li abbiamo conosciuti, però comunque abbiamo un'idea di chi fossero tutti loro. Diciamo che ogni volta che trovano un animale da farvi vedere,
corrono, cioè, nel senso, lui sta andando velocissimo con il bus, vede un animale, anche solo sembra un animale, inchioda. Lui inchioda, tu vieni ricappottato davanti insieme a tutti gli altri, però lui ti fa vedere l'animale. E infatti ne abbiamo visti anche, ne abbiamo visti parecchi, e grazie al nostro autista. E quindi no, siamo felici di averlo avuto con noi. Mi pare si chiamasse Steve, ma non ne sono sicura. Quindi sicuro che se avete, avete visto orsi. Sì, abbiamo visto gli orsi in più occasioni. Diciamo, siamo stati quasi fortunati a, diciamo, non trovare il... Wow! Esatto. Queste sono le cascate del National Geographic, le hanno ribattezzate così perché quasi la totalità dei loro documentari sugli orsi è girata in questa zona nel, nel Katmai, nella regione del Katmai. È un parco a tutti gli effetti, è un parco naturale dove però ci si può andare come turisti. Che belle queste foto, vorrei farvi vedere molto volentieri le mie se questo... Beh, questo è vero come Bear Teddy, che dà il bacio. Esatto, amore, sì. Ti do un bacio. Sono, sono animali stupendi, poi visti lì nel loro, diciamo, nel loro habitat è qualcosa di bellissimo. Dicono che invece questi, questi diciamo, orsi tipici per Alaska, che ci sono anche in questo parco. Sì, allora, in generale si possono... Allora, ce l'ho fatta, forse, aspettate un secondo. Vedete una foto di un orso? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, lui è uno, poi ci sono questi simpatici amici qua. E, allora, diciamo che in questo parco ci sono tutti... gli orsi, cioè tutte le specie di orsi che l'Alaska ha nel suo territorio. Diciamo sì, che sì. L'orso bruno e il grizzly sono i due più diffusi, che comunque si vedono anche escono di giorno in queste cascate, mentre l'orso marrone, se non sbaglio, che è una specie diversa, è più piccolino, è molto più difficile da trovare. Però qua, cioè, è impressionante perché lì si vede veramente... Davanti a noi, senza nessuna gabbia, senza nessun vetro, è impressionante per quello. E loro, cioè, loro ci hanno consigliato gentilmente di non presentarci con cibo o bevande, a parte l'acqua, che vengono riposti in delle gabbie, diciamo, all'inizio del percorso. E, però poi e una volta che poi si vuole tornare a mangiare o a bere si deve rientrare a queste gabbie. Io sono quasi convinta che dato il numero incredibilmente alto di salmoni che riescono a mangiare in questo posto, anche a viaggiare, cioè a scendere lì in mezzo, a passare lì in mezzo con un panino al prosciutto, probabilmente non ti guarderebbero neanche, perché cioè sei tu forse l'extraterrestre, nel senso magari ti guardano perché sono curiosi, però non perché ti vogliano attaccare o altro, a meno che proprio non abbiano i piccoli, però è difficile che questo succeda, ecco. Guarda, ho letto che praticamente gli orsi sono piccoli ladri che nella città, per esempio, i contenitori dove buttano la spazzatura, proprio hanno un modo di chiudere un po' diverso, perché sì. Gli orsi sono ladri. Sì, esatto. Esatto, ci sono... Sì, ci sono dai bidoni della spazzatura a appunto questi
non so come chiamarli, cioè su questi ripostigli, diciamo, dove è consigliato inserire cibo e bevande, hanno una chiusura particolare perché appunto se è una chiusura normale loro riescono ad aprirla. Sì, sono molto dispettosi. Diciamo che Yogi e Bubu li avevano definiti molto bene. Tu riesci di aprire le foto di ghiacciaio? Ci riprovo. Ci riprovo assolutamente. Allora, vi posso far vedere qualche foto? Sì, noi abbiamo una domanda. Aspetta, ciao Lorenzo Butti. Si fa la domanda: quali erano i film ambientati in Alaska di cui parlavi all'inizio? Ok, allora il mio film preferito in realtà si tratta di Balto, banalmente, il cartone animato classico per antonomasia, che poi ovviamente è stato spazzato via dalla versione Togo che è uscita da poco su Disney Plus, se non sbaglio. E diciamo che vabbè, io sono un amante degli animali e da piccola mi aveva colpito la corsa al vaccino, diciamo che era scattata, quindi diciamo che il film in realtà era quello. Poi vabbè, ovvio che nella mente di un viaggiatore anche Into the Wild ha sicuramente fatto il suo, però non lo so, in effetti non è mai stato uno di quei film che mi ha colpito così tanto da spingermi in quel luogo. Sicuramente Balto ha fatto molto di più. Mi spiace per il ragazzo, però è così. Lorenzo? Mi dispiace. So che volevate qualcosa di filosofico, qualcosa di grandioso, ma la verità è che è Balto. Cioè, okay. C'è poco da fare. Allora, nel frattempo, okay, forse ho la foto del ghiacciaio pronta, ecco. Un ghiacciaio. Questo è l'Exit Glacier. Riuscite a vederlo? Ditemi qualcosa. Sì, sì. Ok, perfetto. Lui è l'Exit Glacier. Sto caricando. Wow. Sì, è bellissimo. È bellissimo, è impressionante, perché cioè... questo, allora giuro sì, che adesso non prendetemi per chissà che guru fotografica, ma vi giuro che una volta in Alaska non vi serve per niente modificare le foto. Cioè, queste foto qua sono prese e messe qua esattamente come le ho scattate. Cioè, c'era veramente questo azzurro nel ghiaccio. Qual è la tua impressione era quando tu hai visto? Invece, questa è la prima volta quando tu hai visto un ghiacciaio? O magari già tu avevi qualche esperienza? Allora, io sono un amante della montagna e di ghiacciai ne ho visti parecchi, anche qui in Italia. Basta pensare che per la maggior parte della mia vita ho sciato sul ghiacciaio tra Cervinia e Zermatt. Però lì hanno un qualcosa in più, secondo me. Cioè, ci puoi avvicinare talmente tanto, ci puoi camminare sopra con delle ramponate, fanno un sacco di attività anche appunto per sensibilizzare la gente su quanto il cambiamento climatico stia agendo su questi giganti. E diciamo che quando arrivi lì e te li vedi con questo azzurro così marcato è diverso, cioè, puoi essere abituato quanto vuoi ai ghiacciai, ma c'è sempre un'emozione, anche perché noi in questo viaggio ne abbiamo visti veramente tanti di ghiacciai, tipo uno al giorno, anche più di uno al giorno a volte. Però tutte le volte che ci capitavi davanti iniziavi a chiederti ma possiamo fare qualcosa per salirci sopra, per andarlo a vedere da più vicino? Cioè, tutti i ghiacciai che abbiamo visto abbiamo cercato di farci qualcosa nei dintorni. Incredibilmente, veramente, quando metto sguardo è colore grigio, è colore azzurro e subito la erba verde. Sì, esatto. È incredibile come la nostra natura, è bellissimo,
Stavo cercando è bellissimo una foto. posto. Ecco, tipo, cioè, questi sono dei dettagli. La rompanata è difficile, che serve qualche preparazione? Assolutamente no. No, 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 è una cosa fattibile. Per fare questo percorso. È una cosa fattibilissima, ecco, questa è una delle foto che mi piace di più perché si vede proprio la netta divisione tra il verde e l'azzurro. Ci sono i fiori. Esatto, cioè in basso ci sono i fiori e per aria c'è il ghiaccio. Comunque no, fare una ramponata non è per niente una cosa così impegnativa, soprattutto lì in Alaska. Non abbiamo avuto grosse difficoltà, cioè poi ovvio che basta sempre scegliere il percorso adatto alle persone che siete, che andate a fare questa esperienza, però cioè, noi ne abbiamo scelta una molto, molto, molto basica perché erano i primi giorni che eravamo in Alaska. Comunque non tutti erano preparati a livello sportivo, quindi abbiamo detto facciamo una cosa tranquilla. Dicevo che abbiamo scelto appunto questa ramponata molto facile sul Root Glacier, che in realtà non è neanche quello che vi ho appena fatto vedere, ma è ancora un altro ghiacciaio. Adesso cerco qualche foto nel frattempo. E diciamo... non è stato difficile, anzi è stata veramente una passeggiata estremamente piacevole sul ghiaccio. E vi giuro che da amante del ghiaccio e della montagna è stata una delle cose che rifarei di più nella vita. Mm-hmm. Questo è il Root Glacier, 11 km di ghiacciaio. Si parte da McCarthy, che è l'altra cittadina minuscola. Sì, sì. Con 44 abitanti, di cui probabilmente 10 fanno le guide per questo ghiacciaio. E ogni scusa era buona per mettere su un set fotografico, quindi vi beccate anche i miei compagni di viaggio nel frattempo. Sì, è bello. Però, bello, sempre come un deserto, quando tu esatto, non deserto, dire che questo è il posto in Alaska, magari ci penseremo che è veramente un deserto, e specialmente la foto prima, è veramente bello, bello. Ragazzi, che vi posso dire? Dobbiamo subito prepararci, andiamo tutti all'Alaska. No, veramente è un viaggio che io straconsiglio. Allora, bisogna essere, secondo me, un minimo preparati, cioè nel senso, di sicuro dovete essere degli amanti della natura e del viaggio e del fresco, perché se vi aspettate di andare lì e trovare città d'arte, mare e spiaggia, non fa per voi. Cioè, mettetevelo in testa, mi dispiace. Ok, noi abbiamo un'altra domanda da Massimo Puccio. A quale quota altitudine sono in media i ghiacciai visitati? Allora, i ghiacciai che abbiamo visitato in realtà non sono per nulla alti, cioè nel senso la passeggiata l'abbiamo fatta, mi pare fossimo intorno agli 800-1000 metri di altezza, di altitudine, e anche, no, a parte, vabbè, sul Denali siamo atterrati, ovviamente su un ghiacciaio, però eravamo intorno a quota 4000. Ovvio, ci siamo arrivati con l'aereo, è stato tutto molto diverso. Però in realtà c'è un altro ghiacciaio in cui siamo andati a fare appunto un'altra passeggiata, non era esattamente una ramponata, però lì eravamo proprio, saremmo stati a 200 metri sul livello del mare, cioè era veramente lì, eravamo su un fiume, quindi penso che non era tanto più alto, ecco.
penso che già 400 non è, diciamo, che non è difficile neanche per niente, né respirare né muoversi, quindi... No, per quello non abbiamo avuto nessun problema, neanche quando ci hanno portato appunto in cima al Denali, non abbiamo avuto problemi di acclimatamento, ma anche perché un po' ci siamo stati poco, però in generale è un paese che ha già di per sé una minima quota di elevazione, ogni volta che ci si sposta, diciamo, lontani dal mare. Si è subito leggermente più alti, quindi non è così un problema la quota assolutamente, anzi, sicuramente nessun problema di alta montagna, cioè, da escludere assolutamente. Abbiamo un'altra domanda da Nubil Drissi. Sì? Ci sono tanti turisti, cioè una meta rinomata. Guarda, in quel periodo lì forse abbiamo trovato una coppia di russi, forse. Cioè, a parte un altro gruppo di avventure nel mondo che era partito più o meno nel nostro stesso periodo, ma diciamo avevamo target diversi di età, al di fuori di noi abbiamo conosciuto solo americani che andavano lì o perché hanno la seconda casa e vanno in vacanza, o perché si sono trasferiti lì. Cioè, veramente pochissime persone. Un po' di turisti li abbiamo È forse. durante, diciamo, che la stagione più alta, perché penso quando loro hanno estate, questa è la stagione più adatta per fare viaggi. Sì, Quindi non ci sono quindi no, tanti. non ci sono tanti turisti. È una meta sicuramente rinomata, però secondo me è talmente visto come un posto estremo che la gente fa fatica a decidere di organizzarsi per un viaggio simile. Sicuramente mete come l'Islanda piuttosto che la Norvegia, o magari anche solo il Canada, vengono visti, diciamo, come posti più accessibili e quindi, diciamo, sicuramente lì è peggio a livello di turisti e quantità di gente. In Alaska non avete problemi di distanziamento sociale. Cioè. Questo sì. Va bene, come non ci sono per adesso domande, torniamo sì al nostro qual è la tua era impressione? Alla fine, dopo di questi ghiacciai, diciamo che delle montagne, cosa tu senti quando Mi sto perdendo. cammina, troppo si grasi, così, diciamo, conta tanti anni anche. Cosa senti quando vedi? Magari un po' di filosofia viene al mente. Cosa si sente? Non lo so, è una domanda che mi pongo spesso perché ci sto tanto in montagna. E diciamo che non so, io lì mi sono sentita a parte un po' a casa perché sì, io sono un po' una montanara dentro, però è proprio una pace, una serenità, non aver bisogno di tante cose che secondo me in tutti i giorni non è facile da trovare a meno che non si viva in un contesto simile. Però, non so, mi ha dato tanta semplicità, ecco, è stato forse un viaggio quasi detox rispetto a tanti aspetti della mia vita, nonostante comunque ci spostassimo tutti i giorni, avessimo tutti i giorni tante cose da fare, perché comunque le distanze sono enormi, quindi bisogna darsi una mossa, banalmente. C'era comunque un clima molto di relax, molto tranquillo, anche quando si parla con la gente, anzi sono molto curiosi di sapere la tua storia, di sapere perché sei lì, che cosa ci fai. Io ho ancora dei numeri di persone che me li hanno lasciati perché abbiamo parlato banalmente in un pub, eccetera.
Invece, qual è la cosa? Se torniamo, per esempio, tornare alla gente, qual è la cosa, diciamo, che è facile conoscere loro? Loro abbastanza sociali? Assolutamente sì. No, no, Magari sempre là. sono persone Sì. veramente disponibili, molto socievoli, anzi, dal momento che ci sono pochi turisti, come dicevo prima, cioè tu diciamo che vieni un po', sicuramente hanno una sottospecie di radar, cioè ti riconoscono, sei comunque un po' diverso da loro, si vede che non sei nel tuo ambiente, loro sì. Però diciamo che noi in alcune situazioni ci siamo trovati a parlare con delle persone perché banalmente i pub sono molto frequentati, anche perché sono gli unici, diciamo, luoghi di non so, sono gli unici posti dove la gente effettivamente si riunisce per fare due chiacchiere e bersi una birra. Quindi diciamo che noi in un paio di situazioni ci siamo trovati appunto a contatto con delle persone del posto, che in realtà poi del posto non sono, perché forse abbiamo trovato una persona nata e cresciuta in Alaska durante tutto il nostro viaggio. E tra l'altro l'abbiamo incontrato in autostrada, quindi cioè veramente persone che Wow. vogliono sapere di te, non perché non siano d'accordo che tu sia lì o perché, come in altri paesi, magari vedono il turista e lo vogliono spennare. Sono semplicemente persone che hanno voglia di conoscere chi va a visitare il loro paese, ecco. Interessante. Come sei rimasta con la cucina, con cibo locale? Diciamo che c'è qualche piatto tipico. Com'è la cucina americana di Alaska? Allora, Perché come noi qui conosciamo la cucina americana è praticamente fast food. esatto. Allora, devo dire che sì, il fast food regna sovrano anche nelle piccole città, cioè l'hamburger ve lo serviranno ovunque, con le patatine, le salse e tutto quanto. Loro hanno però la peculiarità di essere, diciamo, dei pescatori eccellenti, quindi il salmone e l'halibut sono sempre nei loro menù. Nonostante sia comunque una cucina, diciamo, molto, molto fast, ci sono pochi ristoranti co per come li intendiamo noi, cioè ti siedi al tavolo, passi una bella serata, hai due o tre portate tra cui scegliere. Però quelli che abbiamo provato, ci siamo, diciamo, concessi due o tre cene di questo tipo. Una a base di pesce, ed eravamo ad Homer, dove due ragazzi hanno fatto quasi tipo gara di ostriche a chi ne mangiasse di più, e pesce veramente di primissima qualità, cioè si sente proprio la differenza tra il gusto del salmone a cui siamo abituati noi e il loro pesce, cioè i loro salmoni, anche l'halibut che loro ti dicono sì, assomiglia un po' al merluzzo. In realtà uno che è abituato a mangiare il merluzzo che trova in Italia, per quanto possa essere un buonissimo merluzzo, comunque ha un sapore diverso. È inutile star lì, è più fresco, più gustoso, più buono. E invece sulle bevande tipiche, che cosa c'è? Qualche magari spezia di qualche alcol? Allora, devo dire che loro sono molto bravi, loro hanno un sacco di distillerie di birre e quasi tutte quelle che abbiamo provato Ah, noi, sì, dalla quindi. 49 State Brewery alla Lascan, hanno molte qualità di birra e tutte molto bevibili, molto, molto fresche, che si accompagnavano bene, diciamo. No, per il resto, altri alcolici non ci abbiamo fatto troppo caso, anche perché alla sera eravamo veramente stanchissimi ed era difficile che ci fermassimo a far baldore da qualche parte.
però appunto sapendo che c'era questa birra artigianale quasi ovunque, ognuno aveva poi ovviamente la sua specialità, diciamo che prediligevamo quella. Ok, sai che cosa che anche ero sorpresa, perché tra le tue foto anche ho trovato che per me, io non sapevo che esistono praticamente i fjord, che Alaska piena dei fjord è anche organizzata. Assolutamente sì, abbiamo fatto una crociera tra i fiordi dell'Alaska. Stiamo parlando della zona più a sud dell'Alaska in generale, che è la zona tra Homer e Seward. Noi questa crociera l'abbiamo fatta partendo da Seward, però diciamo che in tutta la zona del sud è possibile fare questa tipologia di visite guidate. Ci abbiamo messo veramente un sacco a decidere quale fare, perché avevamo paura che fosse una turistata. E noi non ne avevamo, cioè non avevamo voglia che fosse una cosa del genere. In realtà poi comunque abbiamo fatto il ragionamento un po' del non abbiamo visto turisti in giro per tutto questo tempo, non credo che sarà questo il momento in cui ne troveremo qualcuno. Quindi appunto sì, è una cosa molto turistica perché è una crociera dove c'è un capitano che ti spiega tutto quello che vedi, hai dei ragazzi a bordo che una volta che ti avvicini al ghiacciaio ripescano un pezzo di iceberg per fartelo vedere a bordo. Adesso non so quanto questo faccia bene al clima in generale, però sì, ti tirano via il pezzetto di ghiaccio, te lo portano lo pescano, diciamo, lo portano sulla barca, te lo fanno vedere. È molto, cioè, è un po' un cliché, però è sicuramente il modo migliore per vedere appunto questi fiordi, perché sennò l'alternativa è magari doversi affittare la barca da soli, piuttosto che fare un volo. Noi di voli ne avevamo già presi parecchi durante questo viaggio, e quindi abbiamo detto prendiamo la crociera, facciamo la crociera. E dove si inizia, diciamo? Allora, diciamo non lo che... so, si sono tutti fjord, sono così. Allora, adesso se riesco vi condivido un po' di foto, così vedete di cosa sto parlando. Allora, i fiordi sono diciamo delle insenature naturali di questo genere che si trovano diciamo a sud dell'Alaska, appunto nella regione marittima, chiamiamola così, perché appunto è affacciata sul mare e le montagne rimangono solo all'interno. Si parte da Seward, ci sono diverse tipologie di crociere. Noi abbiamo fatto questa che ci ha portato a vedere il Northwestern Fjord, quindi questi sono i ghiacciai del Northwestern in particolare. Adesso, comunque anche qua sempre un contrasto tra l'azzurro di questo ghiaccio pazzesco e il resto che è impressionante. Allora, questo che vedete adesso in particolare è il Northwestern Glacier, che è appunto, diciamo, nella zona del Kenai, ovvero una regione che è appunto la regione a sud. Questo è il ghiacciaio che tra tutti i fiordi rimane più a nord-est, è stato quindi chiamato così con molta fantasia, e diciamo è uno dei più grossi e sporgenti direttamente sul mare. Altre foto. È bellissimo, bellissimo. Io, ecco, qui ci sono i ragazzi della ciurma, non so se ci sono, non ci sono delle foto, però dall'altra parte comunque ho da qualche parte quelle con il blocco di ghiaccio che ci hanno ripescato, è stato molto, molto divertente. Non lo so quanto, ripeto, non so quanto lo sia per l'ambiente, però vabbè, dai, sei lì, chiudi un occhio, diciamola così. Io penso che nel momento... Ecco, qui c'è un giorno selvatico.
cioè il pezzo ripescato dall'acqua non è esattamente un iceberg gigante, è un pezzettino di ghiaccio che naviga vicino alla barca e te lo tirano su in questo modo, ecco. E qui, sempre un altro pezzo di questo Western Glacier. Merita di visitare, che sì, praticamente quando vedi questa figura che anche tu stavi pensando così, che merita di viaggiare proprio per poi vedere queste cose. Invece io volevo chiederti dove dormivate? Noi abbiamo girato in macchina e all'inizio, prima di partire, abbiamo deciso avere due tipologie di pernottamenti. Un paio di pernottamenti in tenda, perché comunque, diciamo, è la regione che si... cioè il paese che... è proprio il paese del campeggio. Noi siamo arrivati lì veramente da scappati di casa quasi, perché avevamo delle tendine piccolissime, loro hanno delle robe mega gigantesche. Però è stato molto bello, hanno delle aree attrezzate, per esempio noi abbiamo campeggiato in uno dei campeggi all'interno del Denali National Park, per i quali bisogna partire con un sacco di anticipo, però diciamo è già un'esperienza in sé stare lì con la tenda, montarsela in mezzo a questa gente che ti guarda, come dire, a questo da dove arriva con la sua tendina, dove vuole andare. Però appunto cioè, si ha contatto con la natura, è un paesaggio stupendo tutto intorno e quindi era d'obbligo farlo, ecco. Per il resto poi abbiamo cercato alberghetti, ostelli. Dentro di questo parco è possibile di mettere la tenda? Sì, ci sono dei campeggi attrezzati dove ci si prenota, loro ti danno il posto tenda, diciamo non sei in mezzo a niente, c'è comunque un'area mercantile dove hai i beni di prima necessità, le docce e i bagni, però comunque è sicuramente diverso che non dover andare nella cittadina più vicina, trovare un ostello, sistemarsi lì e poi il mattino dopo ripartire e tornare nella zona dove poi si accede al parco. Diciamo che sei proprio all'inizio del parco, del Denali National Park, con la tua tenda, comunque sei in mezzo alla natura perché le tende sono in una sottospecie di bosco e poi da lì poi si partono tutte le escursioni, appunto quella con il bus, piuttosto che delle camminate, eccetera. Poi per il resto, alberghetti, ostelli, una volta ci è andata estremamente di lusso e ci siamo trovati in questo lodge stratosferico dove c'era, credo di aver capito che fosse... una sottospecie di ristorante stellato dove poi abbiamo cenato alla sera ed era un posto magnifico, bellissimo, in mezzo veramente al nulla, vicino al Matanuska Glacier, se non sbaglio fosse, sì. E comunque sì, un paesaggio mozzafiato, il fuoco nel giardino, proprio da Alaska, ecco. Di questo bellissimo, non è lunghissimo, ma perché proprio mi pare che anche 2 settimane, anche un mese, non è sufficiente per vedere l'Alaska. Live noi abbiamo qualche paio di fotografi che stanno morendo per scoprire questi bellissimi posti dove fare le foto. Quindi il tuo, per esempio, top 5. Allora, top 5 per le foto. Allora, sicuramente se siete degli amanti. Allora, al primo posto c'è sicuramente la Glenallen Highway, dove purtroppo non siamo arrivati in un momento in cui il Denali si riusciva a vedere bene, ma ci sono delle fotografie di alcuni fotografi con questa autostrada e sullo sfondo il Denali. Tolgono il fiato, veramente. Quindi, ecco,
motivo in più per tornarci una seconda volta e cercare di fare lo scatto con il Denali sullo sfondo. Poi, allora, sicuramente al secondo posto metto il Matanuska Glacier, perché appunto è questo ghiacciaio direttamente sul mare dove ci si può... ci si arriva camminando senza ramponi, è una gita, e quindi è impressionante per quello, si riescono a fare degli scatti veramente bellissimi. Terzo posto, non meno importante ovviamente, la penisola del Katmai per gli orsi. Quali sono tuoi, per esempio, tuoi suggerimenti, diciamo, che proprio le cose che tu non hai pensato che, per esempio, possono capitare durante il viaggio, ma sono capitati, per esempio, per come condividere l'esperienza per nostri futuri viaggiatori che pensano di viaggiare in Alaska, perché magari era qualche momento unpredictable o qualcosa che è successo fuori dal vostro plan, e racconta qualche avventura magari. Allora, cose, consigli, iniziamo da qua. Sicuramente di definire il numero di persone che partono con largo anticipo e iniziare a muoversi per prenotare volo piuttosto che il pernottamento, la macchina, comunque iniziare molto presto a organizzare il tutto e a prenotare. Evitare di essere in gruppi numerosi, perché banalmente non sono abituati ad avere così tante persone a dormire piuttosto che a fare un'escursione, quindi ci può essere il momento in cui ti dicono: beh, noi non abbiamo così tanti posti per farvi fare l'escursione tutti insieme. Noi fortunatamente siamo poi partiti in 8, quindi in realtà su tutti i voli che abbiamo dovuto prendere per fare delle escursioni ci stavamo tutti sullo stesso aereo. Però un gruppo più numeroso non ci sta, quindi bisogna fare i conti su quello. Altra cosa, direi affidarsi nell'eventualità in cui si voglia prendere e affittare una macchina, affidarsi a delle compagnie che si trovano in aeroporto e che forniscano un'assicurazione decente, non tanto per quanto riguarda problemi, diciamo, alla macchina, anche se a noi è successo esattamente un problema alla macchina di quelli straordinari, diciamo, però cosa succede? Spesso e volentieri su tanti sterrati si fora una gomma. Tante delle auto che danno in affitto non hanno la gomma di riserva e quindi bisogna poi chiamare l'assistenza. La maggior parte delle compagnie che trovate in aeroporto hanno questa tipologia di assicurazione ed è importantissimo farla, secondo me. Perché se poi ci si ritrova in mezzo al nulla che devi capire come cavartela e non hai un'assistenza che ti venga a prendere, diventa difficile, ecco. Ok. Sì. No, stavo pensando ad altro, ma direi che questo è quanto, ecco. È la fine di questo viaggio, come sei rimasta? Sono rimasta la tua, conclusione. Allora, sono rimasta che è un posto sicuramente da visitare assolutamente. Io ci tornerei oggi, anche adesso, quindi andateci, godetevela, perché è veramente un posto che vi fa quasi rinascere, ecco. E niente, diciamo che sono tornata a casa un sacco più povera, perché sì, è un paese costoso, però con un sorriso veramente che andava da un orecchio all'altro, ecco, e non penso sia paragonabile ad altre esperienze. Sì, mi pare che Alaska è un, diciamo, che è un mondo escondido, che è praticamente
è praticamente diverso di che, è come Canada, ma non è Canada, è gli Stati Uniti, ma non c'è niente a parte della lingua, la moneta e un po' di cibo. Concludiamo questa serata, magari ragazzi se avete le domande scrivete, perché noi stiamo per finendo il nostro live e siamo arrivati alla notizia bomba che io ho preannunciato, che siete molto, sono sicura che siete molto curiosi. E vi ringrazio che siete rimasto sino alla fine di nostro live. E eccola qua la nostra notizia, che tutti i follower che hanno seguito durante questa live possono usare codice Alaska 2020 per ricevere 5% sconto per i nostri viaggi. Tutte le informazioni sui nostri viaggi potete trovare sulla pagina web, la pagina di nostra agenzia urbam.com, o anche scrivete Facebook, Instagram, direct, non c'è nessun problema. E concludiamo di nuovo, ringraziamo a te, grazie mille. No, grazie a voi per la pazienza dei disguidi tecnologici, abbiate pazienza. Un'ora e 25 minuti sei stata con noi, è tempo passato molto, molto interessante, molto vivace, e noi ci vediamo anche la settimana prossima. Buona cena. E ci vediamo la settimana prossima. Stay tuned. Grazie mille, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.